Italia-Gran Bretagna di Coppa Davis è un evento sportivo che va oltre il significato strettamente legato alla Davis, perché il fatto che gli avversari siano gli inglesi ha dato un grosso input anche a tutto ciò che circonda questa venuta di al momento 1500 inglesi che hanno prenotato tutti gli alberghi a lungomare, i ristoranti. Insomma, si è calcolato che l'indotto di questa vicenda possa essere sui 4 milioni di euro. Questo è un piacere che un circolo sportivo che lancia un'iniziativa come è nella sua missione istituzionale, che è quella di promuovere il gioco del tennis, possa essere artefice di un successo per la propria città. Ci teniamo per questo motivo a organizzare l'evento nel migliore dei modi e siamo sicuri che tutta la città farà il tifo per la Coppa Davis. Stanno rifinendo giusto il livello, perché un campo della Coppa Davis deve essere perfetto, assolutamente perfetto, per superare tutti gli esami della Federazione Internazionale. Lo stadio è già quasi a un terzo della sua opera, fine settimana prossima sarà pronto, e quindi credo che sia anche una grande dimostrazione di efficienza data dai privati con il supporto delle istituzioni che hanno messo a disposizione il suolo e che comunque ci daranno una grossa mano come supporto, ma è una grande dimostrazione di efficienza che a Napoli le cose si possono fare.